entrati al bazar e siamo alla fabbrica del papiro. Signore, non la guardate il prezzo, signore. Per favore, avvicinate al tavolo. Ragazzi, come fanno un papiro? Vediamo. Allora, se guardate qua, ragazzi, se guardate quello disegno di quello che hanno trovato Mosè, come quando raccontavo la storia sul Pullman, avete visto qua, quando l'hanno trovato, l'hanno portato proprio al palazzo del faraone. Ora qua il signore, uno esperto, ci darà delle spiegazioni che fanno parte della nostra cultura, ok? Prego, avvicinate un attimo per sentire un attimo solo di attenzione, così. La prima che parliamo di qualsiasi cosa, benvenuti in Egitto. Come siete trovate? Bene. Benissimo. Benissimo. Quando tornate a casa che fate? Avremo lavoro. Un bel ricordo. Beh, una parola. Giusto? Cosa? Lavoro. Buona. No, buona parola è la prima del lavoro. Così proprio sì, anche tornate l'altra volta, giusto? Sì, no? Sì, esatto, sì, giusto. Ho detto bene. Quale acqua barca? Acqua barca, quale? Quale? No? Acqua verde. Acqua verde? Di dove sei in Italia? Cefalù. Dov'è? Cefalù. 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 Quale provincia è questa? Palermo? Palermo, ah. Sicilia. Allora ragazzi, siete in vostro statale, non siete obbligati di nulla. Molto importante per noi che voi divertiti. State nella vacanza, è importante per noi che voi divertiti. E quando tornate a casa anche a voi mettete buona parola. Egiziani e italiani sempre stati proprio uniti. Io dalla parte mia proprio sono laureato nella antropologia e ho lavorato anche tanti anni proprio in Italia nell'ambasciata egiziana. Ok? Della storia, lo conosco tutta la storia. Tutta. Qualsiasi storia che voi volete capire qualche cosa, posso spiegare proprio tranquillo. Che anche fate proprio 100 domande, spero proprio tranquillo. E non ci abbiamo né interesse né niente. La storia dell'antica Egitto è molto lunga. Noi di qua la damo proprio qualche dettaglio, qualche informazione sulla storia dell'antica Egitto. Ok? Tutte quelle immagini che voi la vedete, insegnamente, dell'antica Egitto per tutti il mondo. Che noi per esempio guardiamo un disegno come questo. Questo è un capolavoro dell'antica Egitto, più di piramidi. Che la piramidi, diciamo, meraviglia del mondo, questo è il calendario egiziano, il capolavoro proprio per tutti il mondo. Perché tutto il mondo usa questo calendario fino a questa ora. Il dottor Roberto Giacomo l'ha fatto una puntata intera che parlava proprio di questo, il calendario egiziano. L'antica Egitto hanno diviso questo calendario, quattro copi di ora, se Dio della vita, Dio del paradiso, sono i punti cardinali. Quattro, Iside, le dee dell'amore e stagioni dell'anno. Sarebbe qua 12 persone, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12 mesi all'anno. Ognuno ha due mani, per 12 persone, 24 mani, 24 ore del giorno. Dentro e c'è tutti i segni zodiacali, quelli che stanno fuori abbiamo fatto per spiegando che ci stanno dentro, ma quella originale no. Okay. Intorno ci stanno 52 persone con i disegni 52 settimane. Tutti la lettera, persone, segni zodiacali sono 365 i giorni dell'anno. Calendario giapponese, calendario cinesi 360, 5 giorni di meno. Calendario arabo che noi anche usiamo in Egitto, cioè il calendario egiziano, 355, 10 giorni di meno, e fra una settimana e c'è proprio la capodanno proprio il calendario arabo. Ok? Questa una parte. Ci sta pure l'albero della vita, la carta del matrimonio, la viaggio di nozze, la cerimonia del matrimonio, la giudizio universale. Ogni disegno li diciamo come dal calendario, e c'è proprio la storia. Ok? Dopo 200 anni che loro hanno fatto il calendario, loro hanno fatto nel 2600 avanti Cristo nel tempo d'Anna vicino, il dottore, hanno fatto il grande piramide in Egitto, che hanno diviso questo quattro copi di ors con le quattro stagioni. Nel mezzo alla ridonda hanno fatto la punta del piramide. Significa la mezza la vianita della terra, la prima che la scoprono proprio America. Questa veramente insegnamento dell'antica Egitto per noi, che dobbiamo usare dal mezzo, dobbiamo usare proprio tutta l'energia proprio che abbiamo proprio nella testa. Un grande insegnamento.
più della famiglia, più dell'amore, più della giustizia, la fortuna, tutto in quota, ok? Adesso guardate molto bene, questo è il disegno. Si rappresenta adesso il gatto, il dio della felicità dell'antica Egitto, e si chiama Bet. È il bramide, è il sembere della eternità. Scalavieti Tutankhamon porta fortuna, porta ricchezza, e nei vertiti la regina di bellezza. E vai. Oh, eh? Intelligenza, giusto? Ma non una cosa nuova. Una cosa hanno fatto la prima volta nel tempio Aosimbe, il tempio di Ramses II. Il più vecchio nella storia di Ramses II. Ok? Quello della storia di Mosè, che la nostra guida stava contando. Perché il faraone è quella che è stato proprio nel tempo di Mosè, Ramses II. Perché? Sei mesi fa hanno fatto la cerca che l'unica mummia che sta nei musei in Egitto e c'è sotto la pelle di più di 90% di sale, e hanno cercato per quale motivo quello del sale, non per la falsificazione della mummia, no, perché quello del faraone che è stato nel tempo di Mosè, che l'ha sfugato nell'acqua e poi hanno entrato proprio dal corpo sotto e hanno fatto la falsificazione. Questa è la storia. Questa è la storia che la fa imparare, che la fa imparare, che non dobbiamo essere proprio, diciamo, io dalla parte mia proprio mi credo proprio tutto, ringraziamo il Dio, ok? Non dobbiamo stare essere contro lui, ma anzi, dobbiamo prendere proprio tutta la fiducia, ok, per andare avanti. Io non mi parlo della religione, io mi parlo proprio della storia, ok? Ognuno ha la religione sua, ognuno la crede quello che è. Ok? Ma è quella la parte proprio della storia. Quella che voi avete visto, non una cosa proprio di diciamo, la vini della, diciamo, come la gente dicono fuori, colore fosforescente. No. Perché il colore fosforescente rovina la chimica, rovina proprio tutto. Ok? Questa, sei mesi fa, ok? La prima hanno trovato questo luminoso che la venne proprio nel tempio a Busimbe, ok? È stata 3 anni fa che questa, fino a che loro hanno capito che è questo. È il fiore della pianta del papiro, il sembio della legge solare dell'antica Egitto per il dio del sole Amun-Ra. Loro usavano questa là fiore e schiacciavano molto bene fino a che la esce un olio trasparente e la fanno il disegno, ma la fanno il disegno lo stesso. Quando veni, diciamo, la cala proprio della luce del sole, la vedi proprio tutto luminoso così. Noi, perché la gente fuori dicono colore fosforescente, e noi sappiamo bene che la colore fosforescente è un tipo di chimica, non possiamo usare sulla carta del papiro, e anche quando noi la usiamo sulla carta del papiro e la mettiamo nell'acqua, ci lì proprio tutto il disegno, ci lì tutti quella il disegno che la vedi luminoso. E anche la gente fuori dicono con un po' di acqua va via il colore, significa che l'ha fatta a mano. Allora questo, che è rimasto proprio nell'acqua, avanti al proprio occhio vostro. Come mai? E non manca venire quello che è stampato. Perché nessun macchinario in tutto il mondo può fare doppio disegno. E anche il macchinario giapponese, che è quella che è la più intelligente e più buona in proprio macchinario. Ok? Nessuno, tutti questa l'ha fatta a mano, ma con la natura. Ecco. Questa si spiega una cosa, questa è la carta con il disegno, con la, quella che la vini luminoso e fai Ahmad, la natura l'ha data tutto, tutto, quella che voi la pensate, la collana di quella della signora della natura, giusto? Che corallo, giusto? Allora, la carta... Qual è il del faraone? Questo? Quella di Teo. Si ti piace.
video? Quella di Sceo. Altra volta Enzela. Che qua si parla delle erbe, le essenze e le erbe, sì sì. Anche la resina. Sì, però se lui è in casa parli più poco. Ce la si può fermare, no? No, mi piace, mi visto qua. Non è stato questo... Vengo quando c'è l'italiane per spiegare una cultura, si vuol dire nuova per voi. Per non perdere il vostro tempo, già messo una distanza per l'italiano, italiano, vi spiego per voi solamente quello più importante, non è tutto. Perché voi non c'è tanto tempo per sentire tutto. Però prima di spiegare, vi dico che noi siamo qui, dentro un bosque statale, qui esce il prodotto che è vietato per vendita al pubblico di tutto il mondo. Se esce da qui, non è a caso, esce con un accordo di agricoltura e il ministero egiziano e le ditte farmaceutiche internazionali, per vietare che non diventa commercio. La lingua chiara per voi, capite? Sì. Okay. Comincia di un prodotto, si chiama la menta, è il numero 45 sulla lista. Per voi italiane si può dire la prima volta per vedere una menta così. Si chiama granline di menta o pezzi di menta, non il liquido. Per fare un brattino piccolo così, 50 grammi pezzi di menta, non è liquido. Scuzionevi da 125 kg foglie verdi di menta per fare 50 ml. Un pezzo così piccolo basta il meno per 150 persone. Usa per tutti i problemi di invio respiratoria, come raffreddore, mal di gola, il naso tabbato, la sera. Signori Domani, per le persone che russa la sera, asma di respiro. Buonasera, ciao, ciao. Buonasera. Benvenuti, caro. Il signore, quello che l'ha parte, ha spiegato qui il numero 45, si chiama menta sulla vista, usa per tutti i problemi di via respiratoria, raffreddore, mal di gola, al naso tabbato, asma di respiro per le persone che russa da sera, come si può usare a casa? Prendete una tazzina così di acqua bollente, se qualcuno di voi serve un po' di raffreddore o mal di gola, adesso proviamo. No, non c'è. Per fortuna no, tutti proviamo così, ok? Come si può usare a casa? Prendete una tazzina di acqua bollente. Io voglio acqua. A musica, per favore. Acqua calda. Acqua sotto. Acqua, solo acqua bollente, non c'è niente, non messa niente ancora. E poi portiamo un pizzettino piccolo di questa menta. Se qualcuno di voi serve raffreddore o mal di gola, per favore tira forte. Fa una bella sneffa. Chiudi gli occhi e poi tira. Non c'è niente a casa. Questo, queste sono le regole. Il gesto Vedrai questo qua, sono come quelli della Thailandia. Ma c'ho gli occhi portati. Si sniffo proprio che le muovo. Però mi sento meglio, mi sento tutta liberata. Comunque mi sento meglio. Mamma. Signore Domena, questo quello che hanno usato, quello approvato, si chiama cristalli di menta. Usate a casa un pezzettino piccolo dentro un bicchiere di acqua bollente. Rimane così forte l'odore il meno per 30 minuti. Quando l'acqua calda, sembra l'odore forte. Quando l'acqua sarà fredda, non fa odore. Non buttare l'acqua, la stessa acqua
bollire di nuovo e almeno 20 giorni, ogni giorno, bollire la stessa acqua e non mettere più menta. Una menta basta per 20 giorni. Uno barattolino così piccolo e almeno 10 anni rimane. Si chiama cristalli di menta, non è Vicks, non è olio 31, non è anche il balsamo di tigre. Tutti questi oli, quello famosissimi da voi in Italia, queste robe, comincia da noi qui in Egitto. E tutti fanno di un prodotto da noi, uno, si chiama Ambra Reale, numero 43. E l'Ambra Reale, questo è un olio famoso qui in Egitto. Noi esportiamo per voi in Italia, noi di questi negozi di agricoltura e ministeri egiziana hai un contratto con una ditta farmaceutica da voi, a Toscana e Firenze, in Pistoia, si chiama Menarine. Ah, fanno Menarine, sì. O la Gascol, fanno l'olio 31. Conosce chi ha detto l'Ixico? Conosce chi? Metti il dito qui per favore. Me ne dice lui o no? Questa è la materia prima, è il batter più concentrato dell'olio 31, o il Vix Vaporo, o il balsamo di tigre. Noi qui usiamo il burro Ambra Reale così, per le tosse, secca, grassa, bronchite, asma di respiro, anche per le persone che fumano. Puro Ambra Reale, mangia nicotine e toglie il catar. Usa per i bambini quando c'è febbre alte. 10 gocce sul polmone prima di andare a letto. Spalme lasciate con sciarpa o maglia per fare caldo. Secondo giorno non si sente. Lui o no? Questa è la materia prima. Sì, sì. Questo è più forte. 10 gocce sul polmone prima di andare a letto. Arrivo per te, caro. Lo voglio fare. Sì, voglio il dito. Mettiti! Non c'è niente! No, odora! Mettiti! Bravo! Signore, questo è il numero 43, si chiama Ambra Reale. Il più importante da noi qui, la regina dell'aromaterapia o il capo del medicale, il numero 41, si chiama olio di sandalo. Merita lo sguardo, un olio denso così come il miele. L'unica, prendiamo questo sandalo del tronco dell'albero di sandalo, l'unica medicina naturale sulla terra che fa passare problemi di dolore articolare, dolore muscolare, libera a togliere del torcicollo in pochi minuti, un bel calmante naturale per il nervi sciatico, tendinite, artrosi, anche la caviglia. 10 gocce sulla parte che fa male, spalme finché diventa caldo, pollente. Caldo così vuol dire che tutti dolomità o dolore comincia ed esce fuori, sempre prima di dormire. Noi qui sempre fa la prova, se qualcuno di voi, se è tempo di cervicale, schiena, volete provare, noi puoi fare la prova, grazie. Dopo finisce la spiegazione, rimani qui per provare il sandal. Noi qui facciamo il massaggio grazie. Dopo finisce, rimani per provare. Per non perdere tempo, signore, vi spiego l'ultimo, il numero 51 sulla lista. Si chiama miscela di mandorli. Questa è miscela tra mandorli dolce, olio di aloe vera e olio di jojoba. Usa per problemi di pelli, tipo acne, rufole, retina solare, punti neri e antirughe, macchie scure. Prima di dormire, sul viso tamponare o picchiettare, come si dice, non spalme, sul viso tamponare, sul corpo si spalme. Questa è l'ultima cosa, quello più importante, resti tutti a spiegarti qui in italiano. Ci sono tanti olio per spiegare, però voi non c'è tanto tempo per sentire tutto. Quello non c'è sulla lista, non è scritto qui, tante. Ci sono latti di camelli, usi per i punti neri e acciughe. Ci sono il burro olio di argan, olio di jojoba, olio di aloe vera, estratto burro per l'esmaliatura, vena varicosa, antisubelite. Ci sono scrape per il corpo. Una miscela così si chiama la miscela del beduino. Questa è una miscela già fatta i beduini che l'aveva deserto, usa per l'ibranzatura, per fare colore scure, senza retina solare o bracciatura o allergia. Protegge e cambia colore in poco tempo, diventi scuri del primo giorno. Non è scuro così, ma non capisci mai. No, questo è originale, caro, non è abbranzatura. Adesso vedo per annusare, odorare, è il primo estratto, quello fatto in antichi egiziani da noi. Si chiama estratto dei fiori di loto, è il primo estratto, quello fatto in antichi egiziani del mondo. Fiore di loto, noi qui, non c'è sulla lista, fiore di loto, noi qui egiziani si dice quando hai fiore di loto a casa contro un malocchio. Ho messo una goccia così a mano, strofina bene e puoi sentire, prima di lungo tempo sul corpo. Da noi si dice occhio malocchio. Così si strofinare. Così devo strofinare. Ancora. Ancora.
Era a Dino. Magari mi copro la materia prima. Sì, è bello il fiore di loto. Come se voi usate a casa, usate come perfumi normale. 3-4 gocce così, un tocco qui, rimane lungo tempo sul corpo, diluiti con alcol se vuoi fare il perfumo a casa. 3-4 gocce dentro il diffusore, bere il perfume ambiente, diluiti con le crema per il corpo, questa è la maniera come si può usare l'essenza. Ci sono qui più di 200 tipi di odori naturali, da uomini e da donna. Vi do sentire un altro, me le dici come si sente? Questo si, no, questo si chiama segreto di deserto. Segreto di deserto. Noi qui egiziani si dice Viagra naturale. Perfume, perfumi da donna. Perfumi da donna. Più importanti per l'uomo. Usi dopo mezzanotte sul momento dolce. Questo è perfumi con afrodisiaco, feromone. Uomo sentirle deve essere uomo con un capello marcello. Perché non c'è Margherita? Marghe, ci devi stare tu. O facciamo no, mi piace. Ce la facciamo di fare. Così ha spiegato quello più importante. Spero che la lingua chiara per voi. La lingua chiara per voi, vi capite? E l'ultima cosa vi dico come vendute questi oli qui. A posto. Funziona. Tira. Italiani non è come il resto di turisti, non si può comprare tutti i liquidi quelli che vuoi perché non passa la dogana, ci sono un limite per prendere. Ricordo 100 ml, il massimo limite, pagarle a mano. Dentro la stiva si può presi un litro a testa. 100 a mano, a testa, dentro la stiva il massimo litro, dopo litro paghe. Noi qui statale vende due misure. Piccola 50 ml, costa 10 euro. 150 ml, terribile di quantità, costa 15, 10 o 15, tutte il prodotto costa uguale, la differenza tra la misura. Grazie mille per sentire bene così, porta fortuna qui in Egitto e quando ritorni in Italia, di Aladino, grazie e grande bacione di tutti gli italiani. Quando è finito lui il cammello torna. La cultura si può dire a finiti ragazze, se interessate di queste robe, vuoi annusare, vuoi provare, io posso per aiutare. Se non interessate da qua, vuoi fare in giro, ancora per voi rimane un giro libero. 300 litri di souvenir, calamiti, larghi. Mandorle questo? Mandorle prima di dormire, cotone e poi sul viso, tamponare prima di dormire, spegni la luce, tutti questi oli, jojoba, mandorli, aloe vera, tre forti oli use per il belli, efficacile al buio. Ok. Provare questo piccolo, provare, funziona sull'internet. In Instagram, Aladino fa il miracolo, questo mio website, okay, si va bene. Si serve più. Ok, sul website te trovi tanti italiani. Ok, non devi chiuderlo? No, prima di uscire, scusa, c'è un ragazzo, chiudo, fai scatola anche ricevuta, ok. E fai anche l'altro? E sandalo, sì. Sì, sandalo. Senti più male. Ripeti, puoi ripetere, così lo ricordo. Dici voce, sulla parte che fa male, spalme, se senti caldo, coprire. Sciarbo o maglia per fare più caldo, perché quando dorme tutto il corpo fa caldo, apre le pore e anche scaldare le ossa, e sandalo vai dentro. Ogni giorno si senti meglio di giorno prima, cervicale, schiena, nervi sciatico e l'effetto immediato. Tendinite, artrosi, ginocchio e almeno 4 o 5 notte, però ogni notte fare si senti meglio di giorni prima. Va bene. Questa è la parte dei souvenir. Collane niente, non ce l'hanno, collane non ne hanno proprio, volevo vedere qualche bella collana, sai? Dalla, ma non ci sono le collane, quelle belle, collane, dalla.
Prova al volo, vieni, se ti serve qualcosa. Adesso andiamo a Sharm vecchia. Ho avuto troppo poco tempo per fare i regalini. Sì, sì. Ricca, Oscar, vieni. Ricco! Ma sono di qualcuno? Sì. Quello bianco si chiama Simba. Andiamo. Simba! Stiamo andando alla città vecchia, siamo appena usciti dal super, dal bazar. Prova. Ok. Quale funziona? Che peccato. Quello di chi è? Riccardo. Quanti anni ho? Siamo a Sharm Vecchia e adesso ci affrontiamo alla moschea per una piccola guida. Sì, è molto bella, poi la vicina secondo me la riuscirò a rivendere meglio. Dopo vi do il tempo di fare le foto in maniera meglio di qua, dall'altra parte. Questo tour sta giungendo al termine, adesso stiamo al Domino Coral Bay. Dalla, saluta! Ciao! Dove è la nostra guida? Sì, la nostra guida, la guida più figa che possiamo avere, eh! Grazie mille! Number one! Molto bravo, molto bravo, sono tutti bravi gli assistenti e le guide del Domino. Sono ma non ti perdona lo stesso tuo padre.